Nasce la nuova rete Informa Giovani del Comune, realizzata con i fondi del Piano Territoriale Regionale. Al centro del progetto, che si avvale di una nuova piattaforma web consultabile da oggi sul sito informagiovani.napoli.it, vi sono settori strategici per l'inserimento dei giovani nell'ambito formativo, occupazionale e sociale. Il servizio, gestito direttamente da associazioni giovanili che operano sul territorio cittadino, sarà erogato attraverso i 4 punti informativi pensati e costruiti come luoghi di aggregazione e di confronto, localizzati a San Giovanni, Secondigliano, Pianura e nel camper itinerante. La grande rivoluzione, la buona notizia è che questi nuovi sportelli, 4 in 4 centri giovanili della città e poi 8 servizi diffusi su tutto il territorio, saranno realizzati da ragazze, associazioni giovanili che per la prima volta per il Comune di Napoli diventano i responsabili dei servizi per i giovani. 8 associazioni coordinate che daranno vita poi a servizi molto innovativi. Gli utenti del servizio possono ottenere attraverso gli sportelli informazioni su borse di studio, bandi Erasmus, corsi di formazione e ricerca di alloggio. Un fattore fondamentale del nostro servizio è che è totalmente multiculturale, quindi darà la possibilità della piena integrazione a tutti gli studenti provenienti da ogni parte d'Europa e del mondo di poter avere un miglior rapporto con l'istruzione a Napoli. Noi avremo un sistema di news aggregate che ci permetterà in ogni momento di sapere bandi di borse di studio, di borse Erasmus, di borse di volontariato all'estero. In più tutto questo lo correremo con una struttura web che sarà il nostro cerco alloggi virtuale. Viene fornita inoltre consulenza per la predisposizione di curriculum e sulle opportunità di lavoro in Italia e all'estero. È mira ad offrire un servizio ai giovani di assistenza e orientamento per la ricerca di una prima o di una nuova occupazione. Intende anche consigliare loro quelle che possono essere le esperienze di formazione e lavoro che si trovano all'estero. Previsto infine lo sportello turismo e intrattenimento giovanile per segnalare e promuovere eventi culturali e ricreativi. Vogliamo coinvolgere tutte le associazioni, gli enti e i cittadini a segnalarci loro stesso degli eventi per dare voce alle varie realtà che agiscono sul territorio. Vogliamo raccontare e promuovere Napoli come una città complessa, plurale, raccontata attraverso i vari sguardi.